Le solite praterie concesse agli avversari, altri due gol incassati, l'involuzione palese, sotto ritmo, senza idee e cattiveria agonistica, squadra confusionaria. È venuta meno anche la reazione, per tutto ciò il KO patito col Modena è molto preoccupante, ma le avvisaglie c'erano già state nella sfida con la Fermana, zeppa di riserve. Fino a quando i biancazzurri non impareranno a stare in campo, il modulo sarà sempre un problema relativo. Il 4-3-3 resta il sistema più congeniale alle caratteristiche della rosa, ma con un solo incontrista come Rizzo, peraltro assente da tre partite, si fa fatica. Purtuttavia l'ordine e la compattezza non si acquisiscono con i freddi numeri. Sin troppo semplice fare gol ai biancazzurri, ci riescono tutti. Il Pescara è sempre lungo, spezzato in due, ancora senza una precisa identità. Gravissimo aver perso entrambi gli scontri diretti in casa. Sarebbe interessante sapere quanti palloni sono stati recuperati a centrocampo dall'inizio del torneo. Pochissimi. Il vero problema è lì. Quando attaccano i biancazzurri lo fanno con tanti giocatori, in occasione del pareggio di Ferrari ne erano 6 in area emiliana, ma al limite non c'era nessuno e un'eventuale respinta avrebbe innescato il contropiede ospite. Tradotto, si lavora poco o nulla sulle coperture preventive. Gli avversari hanno sempre vita facile nelle transizioni, non proprio un dettaglio, a prescindere dalla forza del rivale di turno. Il Modena è più squadra, così come la Reggiana. Su questo nulla da eccepire. Mai schermato, Gerli, regista degli emiliani, ha spadroneggiato. È stato il primo errore strategico. A centrocampo non ci sono interdizione e impatto fisico, difensori insicuri per i tanti gol subiti e perché non sanno come comportarsi, se accorciare come spesso dovrebbero o no. Il vero problema è la mancanza di compattezza, ma bisogna fare presto. La trasferta di Siena, in programma sabato alle 17:30, diventa il primo vero snodo della stagione. I toscani, reduci dalla KO di Viterbo, saranno privi degli infortunati Paloschi, 4-5 settimane di stop e Terigi. L'ex Gilardino si gioca la panchina. Dopo 10 giornate, questi i numeri del Delfino. Sesto posto, meno 8 dalla capolista reggiana, 16 reti subite e solo 8 punti su 18 in 6 gare casalinghe. Serve da subito una decisa e convincente inversione di rotta.